Prima ed unica tappa abruzzese per il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, che ieri sera presso Piazza Sant'Anna a Teramo ha incontrato candidati e sostenitori per la sfida del 25 settembre. Durante l'intervento sul palco, molteplici accenni sul passato governo con l'accento posto sui tanti provvedimenti attuati dal Partito Democratico e di quella che dovrà essere l'azione del centro-sinistra in caso di vittoria. Noi siamo molto molto speranzosi sul risultato abruzzese, anche e soprattutto perché abbiamo messo in campo candidature ben radicate e poi perché siamo convinti che la scontentezza degli abruzzesi sulla regione, su quello che la regione sta facendo, sia un altro spunto molto importante su cui la nostra campagna elettorale riuscirà a trovare molti argomenti positivi. Quindi sia una campagna sulle cose, sul lavoro, sulla salute, sulla sanità e sulla difesa della sanità pubblica, una campagna sulla quale noi puntiamo molto per incontrare le persone, gli elettori e per riuscire in Abruzzo ad avere un risultato molto importante anche in vista poi della sfida regionale. Ho scelto Teramo perché personalmente non venivo a Teramo da molto tempo, ho girato l'Abruzzo in tante altre posti, località, città in questi ultimi tempi, Teramo mancavo da tanto e quindi parlandone con i nostri dirigenti regionali e locali ho detto mi piacerebbe essere a Teramo. Non è mancata poi la risposta al governo regionale abruzzese sui cantieri della ricostruzione, giudicando totalmente negativa l'azione politica del presidente Marsiglio e della sua giunta. È che il vittimismo e il gioco del capro espiatorio è tipico della destra, che non si assume mai le responsabilità delle scelte che fa. Credo che gli abruzzesi sappiano bene che oggi è proprio la lentezza, l'inadeguatezza di questa giunta regionale che rende tutto molto più difficile. Noi siamo, diversamente da loro, gente che si assume le sue responsabilità, lo facciamo, lo faremo, l'abbiamo fatto durante questo periodo, ci candidiamo esattamente perché il Paese abbia gente che si assume le sue responsabilità.